Qui abbiamo un giubbotto della linea Jack & Jones, ma prima di parlare di questo giubbotto jeans voglio parlare della nostra tabella taglia espressa in centimetri. Pigliate un vostro giubbotto, un vostro caban, non ha importanza, chiudetelo come ho fatto io in questo momento e andate a misurare quant'è da lato a lato. Io in questo caso ho 70 centimetri che per 2 ho una circonferenza di 140 centimetri. E fate riferimento alla nostra tabella taglie che vedete in scheda. Parlare del giubbotto jeans mi sembra abbastanza inutile perché è uno dei capi più storici, più importanti che conosciamo tutti. Vi voglio parlare principalmente di quello che è il materiale, di questo denim che è del lavaggio. Qui abbiamo una lavorazione interessante come lavaggio che non ha troppe scoloriture, è un denim veramente molto molto morbido. Il resto delle caratteristiche del giubbotto jeans è il discorso classico delle due tasche col discorso del bottone e le due tasche al lato e la ripresa al fianco sempre col discorso poi del bottone. Una lunghezza di questi giubbotti jeans che è stata fatta molto interessante è una media lunghezza, quindi considerate che questo manichino è alto 1,85, quindi ha la lunghezza giusta di quello che riguarda il giubbotto jeans. Un'altra cosa secondo me interessante, come dicevo prima, è la morbidezza di questo denim. Hanno usato un tipo di lavaggio, una morbidezza che rende veramente molto piacevole poter indossare e mettere questo giubbotto jeans. Che dire, Jack & Jones, taglia forti uomorini, siamo sempre una taglia avanti.